A questo punto passiamo dalla cultura alla, al made in Italy. E chiamo sul palco, uh, un attimo, eccoci qua, Andrea degli Innocenti, che dovrebbe essere dietro. Caro Andrea, anche noi ci siamo conosciuti solo, solo su Skype. Su Skype. <ride> <ride> e Andrea, come vedete, è molto giovane. Andrea ha, ha, un, lavora per ICE o ITA? Esatto, dipende dove siamo. In Italia siamo ICE, all'estero siamo ITA. Esatto. ICE, lo ricordo, è un, un organismo governativo che ha l, la, la missione di supportare le aziende italiane nella espansione dei mercati internazionali sostanzialmente e in particolare Andrea ha una missione, particol una, una missione specifica che è quella di sensibilizzare le aziende italiane sull'importanza della e-commerce e due di questa fantastica tecnologia <coughs> che si è imposta negli ultimi anni che è la blockchain e che eh, devo dire, quello riesco a capirlo, è molto importante soprattutto nel garantire sicurezza e protezione ai clienti, alle aziende e ai clienti rispetto alla diciamo, sicurezza dei loro prodotti e alla loro tracciabilità. Peraltro Andrea... Hai già viene, spiegato tutto, posso, ecco, posso beh, andare via. Vederci, no, dico Andrea, viene da un'esperienza un di start-up eh, che poi è diventata una, una, è un grande... Che è diventato un grande Marketplace, marketplace unicorno. internazionale, unicorno. Anch'io ho fatto un piccolo unicorno qualche anno fa, quando ah. ancora non esistevano gli unicorni. Sì. E quindi insomma, condivido con te questa grande passione per la tecnologia e per la divulgazione in questo caso alle aziende. Ti lascio il palco. Grazie e... mille, grazie mille. Buongiorno a tutti. Come anticipato, sono Andrea Dinocenti, direttore dell'ufficio di Milano di Italian Trade Agency, o appunto dato che siamo in Italia di ICE, quindi Istituto del Commercio Estero. Come saprete, l'attività dell'ICE è quella sotto il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale di aumentare la visibilità ma anche i flussi di scambio del Made in Italy con, con il mondo. Quindi tradizionalmente esistiamo dal 1920, eh, facciamo, portiamo avanti attività di eh, portare in, eh, buyer esteri all'interno delle varie fiere del Made in Italy in Italia, ma allo stesso tempo accompagniamo le aziende tramite la nostra rete di... Uffici all'estero nelle fiere internazionali per portare appunto in visibilità il brand Made in Italy nel mondo. Nell'ufficio di Milano, invece, dal 2019 abbiamo deciso di lanciare quelli che sono i cosiddetti servizi digitali alle imprese, quindi affiancando, non sostituendo ovviamente, perché è una parte preponderante del lavoro delle aziende, quella proprio di andare in fiera a far vedere i propri prodotti al compratore, ma affiancando tutta una serie di servizi che vanno al passo con i tempi, quindi viaggiano, fanno viaggiare le merci su canali digitali. In particolare sono stati citati due servizi, quello di blockchain di cui parleremo oggi, per aumentare la tracciabilità e comunicare meglio al cliente finale qual è la qualità di un prodotto made in Italy ma soprattutto l'e-commerce, quindi uno dei nostri progetti principali eh, che vede la creazione di vetrine del Made in Italy nei eh, maggiori marketplace internazionali, proprio per dare alle piccole e medie imprese italiane, oggi sono più di 8.200, la possibilità di iniziare a vendere anche tramite questo canale a delle condizioni agevolate. Gestiamo anche delle piattaforme, quindi Fiera Smart 365, che nella pandemia è stata particolarmente utile alle aziende del Made in Italy per... Diciamo abbattere la barriera dell'impossibilità di andare fisicamente in fiera, quindi andiamo, abbiamo dato questa piattaforma che permettesse di mostrare i prodotti ai buyer esteri. E gestiamo in collaborazione con SACE e il Ministero degli Affari Esteri, CDP, il cosiddetto portale dell'export, che ci permette di racchiudere all'interno di uno stesso sito tutti i servizi che la Pubblica Amministrazione mette a disposizione per il tema dell'export in Italia. Eh, ma perché abbiamo creato appunto questo ufficio? Eh, siamo andati a vedere una delle tante cose che abbiamo studiato, ma per dare l'idea il DESI, l'Indice DESI, quindi il, eh, il Digital Economy and Society Index, che nel 2022, ma anche nelle precedenti edizioni, vede l'Italia in forte ritardo su determinati temi, quali quello dell'export tramite canali e-commerce, ma anche quello dello scambio di informazione tramite eh, canali digitali, è per questo è che abbiamo creato appunto il progetto blockchain. Se sì, andate a vedere l'unico degli indicatori in cui siamo veramente eh, diciamo, al passo con l'Unione Europea, con i paesi dell'Europa, è quello della fatturazione elettronica che però diciamo, non dà un grande vantaggio in termini di export o comunque di competitività sul mercato rispetto ai propri peer europei. Quindi abbiamo deciso di lanciare il progetto Trackit per utilizzare la tecnologia blockchain a servizio delle aziende che desiderino tracciare uno o più passaggi della propria filiera produttiva all'interno di questa piattaforma che appunto ha la caratteristica di essere immutabile, decentralizzata e quindi trasparente. Questo progetto nasce ovviamente da una domanda di mercato che le aziende si sono rese conto trovarsi davanti, che è quella di. Una eh, domanda maggiore di prodotti di alta qualità, quindi la m, modalità di comunicare in miglior modo quelle che sono le eccellenze agroalimentari del sistema Made in Italy. Ovviamente questo è un esempio dall'aumento dell'attenzione dell sui temi di NFT, Web 3, Metaverse e quindi blockchain, eh, dalla ricerca a, di prodotti sostenibili, quindi che abbiano un, pas, un basso impatto ambientale, quindi la capacità di comunicare anche questa sostenibilità, ma soprattutto e questo è un tema che c'è molto caro in Ice, quello della eh, lotta alla contraffazione dell'Italian Sounding. Se andiamo a vedere due dati su questo eh, fenomeno vediamo che è in fortissima crescita negli ultimi dieci anni, più 70%, arrivando nel solo settore dell'agroalimentare a contare più di 100 miliardi di valore di merci. Che sono appunto il doppio ed è veramente drammatico dal nostro punto di vista rispetto alle, eh, ai prodotti veramente made in Italy. Se andiamo a vedere una ripartizione. Geografica negli Stati Uniti o comunque nel Nord America abbiamo 24 miliardi contro 3 miliardi di prodotti veramente italiani, quindi un rapporto 1 a 8. Se andiamo a vedere in Europa la situazione è un po' meno drammatica ma abbiamo comunque 22 miliardi di prodotti contraffatti contro, solo tre, contro 13 che sono invece originali. Che cos'è la blockchain? È stato spiegato molto meglio di come possa fare io da ad esempio Giuseppe, ma sicuramente in questi tre giorni eh, noi quello che vogliamo far passare come messaggio è che la blockchain non è solo criptovalute, quindi avete visto prima gli andamenti delle criptovalute e quello che è invece il valore degli NFT. La blockchain nasce certo con le criptovalute perché il Bitcoin è stato il primo esempio di applicazione della blockchain all'interno di questo tipo di eh, tecnologia, però non sono dei concetti perfettamente sovrapponibili. Noi utilizziamo tramite Nover Service Provider che abbiamo selezionato tramite gara europea dei, eh, delle tecnologie tipo Ethereum ma anche Bitcoin come sottostante di un applicativo che invece va a tutelare la filiera del Made in Italy. Le eh, caratteristiche fondamentali che caratterizzano queste due tecnologie sono appunto la decentralizzazione, la trasparenza e l'immutabilità del dato una volta che questo dato è stato caricato sulla piattaforma. Quindi, abbiamo lanciato da settembre di quest'anno per 300 aziende del Made in Italy la possibilità di tracciare, come vedete nella slide, uno o più passaggi della filiera produttiva, addirittura nell'esempio del vino, dalla raccolta ma anche dalla coltivazione appunto, dell'uva fino ad arrivare all'imbottigliamento e anche alla distribuzione. E questo dà intuitivamente dei vantaggi alle aziende, ovvero di poter comunicare meglio il proprio brand attraverso una piattaforma che l'utente se conscio delle potenzialità della blockchain, sa essere immutabile e quindi eh, non può essere eh, contraffatto questa tipologia di informazione che è caricata dall'azienda. C'è un accorciamento della filiera fra l'azienda produttrice e il consumatore finale perché il, consuma, il consumatore finale interagirà direttamente con il QR code e avrà la capacità di entrare nel racconto che l'azienda vorrà fare del proprio prodotto e anche interagire con esso. Abbiamo parlato di metaverso, un domani non è il caso di questa applicazione ma sarà possibile navigare e entrare all'interno di una cantina per vedere come il vino è prodotto trovandosi solo davanti una bottiglia di quel vino lì. E a livello di targetizzazione il cliente può essere selezionato da parte dell'azienda eh, dell perché può essere diciamo, target di campagne pubblicitarie particolari che sono profilate in base alla provenienza, in base al, al punto in cui è stata fatta la scannerizzazione con il QR code. Quindi un servizio, come dicevo, per 300 aziende che si compone sostanzialmente di due interfacce. L'interfaccia back end in cui l'azienda, piccola e media impresa, completamente a titolo gratuito potrà generare QR code in maniera illimitata, potrà caricare informazioni su questa piattaforma in maniera assolutamente indipendente e senza nessun tipo di controllo da parte per adesso di autorità o di enti certificatori accompagniamo le aziende a conoscere questa tecnologia e a utilizzare appunto questa piattaforma anche attraverso il, il supporto dei nostri eh, service provider. Da un punto di vista del front-end eh, c'è la capacità di appunto stampare eh, QR code oppure lettori NFC RFID per la lettura come avete visto fuori c'è anche la possibilità di farlo senza diciamo toccare niente ma semplicemente appoggiando il cellulare su un device l'azienda potrà personalizzare l'interfaccia in maniera assolutamente gratuita e ehm, l'azienda potrà ovviamente monitorare quella che è l'interazione con il prodotto durante i 18 mesi della validità del progetto. I requisiti di adesione per noi sono fondamentalmente tre, quindi che il prodotto sia effettivamente made in Italy, quindi l'azienda deve certificare o comunque deve autodichiarare che il prodotto è stato fatto in Italia, il fatturato export deve essere almeno del 20%, perché capirete bene che... Questa tecnologia non permette da sola di esportare di più, ma di aumentare la percezione qualitativa di un prodotto verso il cliente estero. Quindi, questa dovrà essere inserita e lo è già all'interno di altre iniziative di promozione che facciamo normalmente. E ovviamente, deve essere iscritta a una, eh, alla Camera di commercio come azienda agroalimentare o tessile da almeno tre anni per evitare di prendere aziende che siano troppo diciamo, in fase start-up, ma preferiamo quelle che abbiano comunque una certa storia e la capacità di digitalizzare tramite le nostre iniziative. Queste ovviamente, come dicevo all'inizio, sono una prima applicazione della blockchain ai fini della tracciabilità di filiera, quindi se vedete in questa piramide la base è la semplice tokenizzazione di informazioni che voi mi direte, certo, ma io un'azienda posso caricare qualsiasi informazione e non sono poi, diciamo, non avrò poi un controllo da parte di nessuno. Il controllo è proprio il fatto che la blockchain è immutabile, quindi quando tu avrai caricato questa informazione sulla piattaforma, il cliente nel caso in cui tu la modifichi vedrà che tu l'hai fatto e quindi Utilizzare questa diciamo, tecnologia è già un, un simbolo del fatto che si vuole comunicare un certo tipo di qualità e quindi si è propensi a essere più trasparenti possibili. Domani si potrebbe immaginare, ad esempio in questo, nel secondo piano, la tokenizzazione con un check da parte delle autorità certificatrici, quindi si potrà creare una piattaforma in cui l'ente certificatore darà direttamente il certificato tramite questa piattaforma e quindi il cliente sarà ancora più tutelato perché sa che c'è un ente certificatore. Un terzo livello potrebbe essere anche l'autorità di controllo, quindi oltre all'ente certificatore un'autorità appunto statale o comunque di eh, controllo della filiera potrebbe andare a certificare che questo prodotto è effettivamente idoneo e un domani speriamo il, il prima possibile creare invece una piattaforma in cui tutti gli operatori, che siano clienti finali, che siano grossisti, distributori o produttori, possono avere accesso a una piattaforma, a una libreria in cui prendere tutti i dati relativi a prodotti o processi produttivi. Il progetto, come vi dicevo, è stato lanciato a settembre. Eh, mettiamo in contatto in questo momento: siamo già a 200 aziende che hanno aderito al progetto eh, con i service provider per poter implementare il servizio che avrà, come dicevo, una durata di 18 mesi. E quindi, lo step 4 è quello di eh, creare un contratto appunto con il service provider e l'azienda per l'erogazione del servizio. Eh, le tre fasi sono una fase di consulenza specialistica perché iniziamo ad accompagnare le aziende a scoprire la tecnologia, il service provider, eh, erogazione del servizio di 18 mesi e poi l'azienda potrà decidere se continuare a utilizzare la, la piattaforma, smettere di utilizzarlo oppure prendere i dati che sono stati raccolti nel, nel periodo di fruizione e migrarli in una piattaforma diversa. Quindi è veramente un qualcosa di molto libero. Il nostro, eh, la nostra mission principale è quella di far iniziare le aziende a sensibilizzarsi con questo tipo di tecnologia, che oggi purtroppo, soprattutto nell'agroalimentare, un po' meno nel tessile, sono viste ancora come tecnologie lontane dall'operatività eh, quotidiana. Io ho concluso, vi ringrazio, spero di vedervi un giorno con le vostre aziende, se ce ne sono qualcuno, utilizzare queste tecnologie. Grazie mille.